Scrivo a te questa lettera. Sto scrivendo con l'inchiostro rosso perché lo vedo meglio degli altri. Faccio fatica a vedere bene. Ascoltami, scrivo per me, ma tu non distrarti. Non mi vedi. È una fortuna che tu non riesca a vedere la mia faccia. Io non mi guardo allo specchio da 11 mesi e 12 giorni. Sembra una sciocchezza, uno specchio, ma non lo è. Come fai a sapere chi sei se non hai mai avuto uno specchio? Non sai che faccia hai, se hai le lentiggini o gli occhi neri. Non sai come sei fatto. Non sai cosa vede la gente quando ti incontra per strada e ti saluta. Da piccola facevamo sempre un gioco, io e le mie sorelle, il gioco dello specchio. Rido io, ridi tu. Piango io, piangi tu. Ora non facciamo più quel gioco, non potrei. L'acido ha cambiato la mia faccia. Bella giornata. Usciamo a fare una passeggiata. Voglio proprio regalarmi una maglietta. E voglio regalarne anche una viola. Sono stati 2 mesi difficili, eh. Lei c'è stata. Più di sempre. E così usciamo, passeggiamo, chiacchieriamo, parliamo di tutto. E lei mi racconta che hanno visto il mio ex divertirsi già con un'altra in discoteca. Tiro un sospiro di sollievo. Già pensa ad un'altra, sarà la volta buona che mi lascerà in pace. E sorrido. Voglio dimenticare gli insulti di questi ultimi mesi. Voglio dimenticarmi di tutto, delle minacce, dei calci, delle telefonate. Voglio soltanto godermi i miei 30 anni e questo cielo senza nuvole. Sì. E ridiamo, ridiamo come due cretine, felici. C'è molta gente intorno a noi e confusione. E Viola si ferma a parlare con un amico. Io sento il cellulare che squilla nella borsa. Allora guardo, lo cerco, lo trovo, alzo lo sguardo e mi trovo davanti lui, il mio ex. E un attimo, lo guardo, mi guarda. Non capisco, non faccio in tempo a chiedergli che vuoi e il mondo finisce. Mi bruciano, sento bruciarmi le mani e le labbra. Viola, Viola, quello è il nome del mio ex, forse mi ha uccisa, le palpebre, il naso mi bruciano. Viola, non riesco a respirare, bastardo! Io, Viola, il dolore è mortale. Acqua, non basta, Viola, non basta! Da allora io sono spregiata con l'acido. E ogni notte il mio volto ritorna bellissimo. Come era un anno fa. E ogni notte urlo e la mia pelle si riempie di sangue e di piaghe. E bende i bisturi. Le voci dei medici, il balcone e una mano che mi tira dentro. Viene a trovarmi tutto. Stanotte però ho fatto un sogno diverso. C'era un fiume di gente intorno a me, come quella mattina. Ma questa volta erano accanto a me. E mi facevano da scudo. E lui, il mio ex, era diventato un puntino, invisibile. E a un certo punto io vedevo attraverso i vestiti della gente che mi stava accanto, i loro lividi. E non sono i lividi che ti lasciano sulla pelle soltanto le botte, ma sono i lividi della vita. E a un certo punto ci siamo messi a urlare, tutti insieme, nello stesso tempo.
e quei lividi sono spariti. Poi mi sono svegliata e da oggi io posso guardarmi allo specchio senza paura. E tu?